Ci sono tantissimi atleti di alte prestazioni come Hamilton, Frank Medrano, Mirko Bergamasco che hanno fatto la scelta vegana felicemente. Questo mito è assolutamente falso. Da un punto di vista scientifico abbiamo a supporto la posizione dell'Academy of Nutrition and Dietetics americana. Dal 1987 ogni 6 anni emette una position paper in cui afferma che le diete vegetariane, incluse le diete vegane, sono adeguate dal punto di vista nutrizionale e soddisfano il fabbisogno di macro e micronutrienti in tutti gli stadi del ciclo vitale, l'infanzia, l'adolescenza, la vecchiaia e anche per gli atleti. Ma è soprattutto nella realtà pratica che noi osserviamo la possibilità di esprimere alte prestazioni attraverso atleti vegani. Penso a Carl Lewis, famoso atleta olimpionico che è stato sulla cresta dell'onda per più di un decennio, che ha dichiarato che i suoi migliori risultati li ha avuti proprio quando ha deciso di diventare vegano. Possiamo dire che essere vegani promuove la longevità agonistica, cioè un atleta di alte prestazioni rimane al vertice delle proprie posizioni, delle proprie prestazioni per un tempo più lungo, ha una maggiore resistenza, subisce minori rischi di infortunio e ha tempi di recupero più brevi. In altre parole, atleti che hanno bisogno di fare più gare all'interno di una stessa giornata oppure in un periodo ravvicinato, i tempi di recupero sono molto più veloci, si fanno meno male e la longevità agonistica viene prolungata.